tutti, oggi sono qua per proporre un nuovo book tag, ovvero il makeup book tag. Mi sembrava un'idea molto carina unire il trucco ai libri, visto che sono due mie grandi passioni, visto che interessa anche a voi, quindi proviamoci. Prima domanda, primer, un libro che ti ha lasciato un'impressione profonda. Devo dire che non utilizzo spesso primer, solo se magari ho qualche occasione speciale in cui voglio farmi particolarmente bella. Il mio preferito in assoluto è il Professional di Benefit. Questo minimizza tanto i pori, lascia veramente una pelle levigata e mi piace tantissimo l'effetto che fa, però purtroppo non è un primer da poter utilizzare tutti i giorni, ma solo in occasioni appunto speciali. Per quanto riguarda il libro, in realtà ce ne sarebbero alcuni che però finisco per citare sempre in tutti i video tag, perché alla fine i miei preferiti sono quelli, quindi si adattano bene a tutte le varie domande. Quindi ho cercato un libro che ho letto abbastanza recentemente ma a cui continuo a pensare, e sto parlando di Habibi di Craig Thompson. È in realtà una graphic novel, però è immensa, sono più di 600 pagine, è veramente un mattone, e personalmente è una storia che mi ha colpita davvero tantissimo. È una storia d'amore a 360 gradi, veramente è molto potente a livello comunicativo, i disegni, poi a me piace tantissimo lo stile di Craig Thompson. È una storia che mi piace risfogliare ogni tanto perché mi ha trasmesso veramente tanto, mi ha fatto riflettere molto, quindi l'ho letto, se non sbaglio, a dicembre, ma continuo comunque a pensarci veramente tanto e penso che abbia cambiato un po' il mio modo di vedere i romanzi grafici e in generale un po' anche la vita. Fondotinta, il tuo primo libro preferito di una serie. Al momento sto utilizzando due fondotinta che alterno a seconda della coprenza che voglio ottenere. In realtà una non è un vero e proprio fondotinta, è una BB cream, però ha una coprenza veramente ottima sul medio ed è il Bare Skin Nude. Ce l'ho nella colorazione 002 e appunto questa la utilizzo quando voglio maggiore coprenza. Mentre il fondotinta vero e proprio che sto utilizzando è il Face & Body di MAC, che ha una coprenza veramente leggerissima, proprio seconda pelle, e la colorazione è l'N1. Il mio libro preferito è invece La straniera di Diana Gabaldon. Non ho continuato più di tanto la serie, però secondo me non può esistere un altro libro allo stesso livello di questo. La storia mi è piaciuta veramente tantissimo e trovo che sia un libro molto completo perché parla di storia, avventura, c'è un po' di fantasy, parla di amore, di vita. L'ho trovato semplicemente perfetto e super coinvolgente. Correttore, scegli dei personaggi che vorresti non esistessero. In realtà sto testando vari correttori perché ancora non ne ho trovato uno con cui mi trovo super benissimo, però uno non particolarmente malvagio è questo qui della Maybelline, ovvero l'Instant Anti-Age. Io l'ho preso nella colorazione light per il contorno occhi. Un personaggio che ho trovato particolarmente odioso, irritante, insopportabile, che mi faceva salire sempre un gran nervoso, è Megan dalla ragazza del treno di Paula Hawkins. È un personaggio che a me non è piaciuto per niente e siccome la storia è narrata anche in parte dal suo punto di vista, ho trovato veramente insopportabile la lettura del romanzo. Un po' perché in generale ci sono diverse cose che non mi sono piaciute di quel libro e un po' perché Megan proprio non ce la faceva sfangarla. Cipria, il tuo libro finale preferito di una serie. Come Cipria sto utilizzando questa qua di MAC, ovvero la Mineralize Skin Finish nella colorazione medium, e mi sta piacendo veramente tanto perché è come se fosse vellutata, non lo so, mi piace molto l'effetto che mi fa sulla pelle. Per quanto riguarda il libro, purtroppo non ce l'ho al momento perché l'ho prestato al mio fidanzato, ma è Il campione delle ere di Brandon Sanderson, ovvero l'ultimo libro della serie di Mistborn. Devo dire che è il mio finale preferito non tanto perché finisce come vorrei, perché in realtà è doloroso, è veramente è doloroso appunto, ma perché è un libro in cui viene spiegato bene o male tutto quello che si sviluppa nei precedenti due libri e raramente in una serie fantasy ho trovato delle spiegazioni così dettagliate, così reali e tangibili. Cioè, sono rimasta veramente soddisfatta perché bene o male tutte le mie curiosità, tutti i miei dubbi riguardanti il mondo, le creature, perché una cosa è stata fatta in un modo piuttosto che un altro, sono state comunque soddisfatte e in generale ho un bel ricordo di quel libro. Infatti adesso che lo sta leggendo il mio amoroso mi è venuta voglia di rileggerlo anche io perché
vengono spiegate tante cose e secondo me è proprio una serie bella. Mi è piaciuto molto Mistborn, non c'è nulla da fare. Sopracciglia, scegli un libro che credi chiunque dovrebbe leggere. Per quanto riguarda le sopracciglia penso sia abbastanza ovvio, non utilizzo nulla, non ho bisogno di nulla. Ho delle sopracciglia molto folte e... sono sempre stata presa molto in giro per quanto riguarda le mie sopracciglia, quindi non ci voglio neanche pensare. Il libro che secondo me invece tutti dovrebbero leggere è in realtà un fumetto, ovvero Mouse di Art Spiegelman. Questo perché tratta una storia secondo me molto importante, che non va assolutamente dimenticata, e soprattutto è una storia che si basa su una storia vera, in particolare sull'esperienza... durante la guerra e successivamente nei campi di concentramento del padre dell'autore di questo fumetto, quindi assolutamente leggetelo. Ombretto, scegli un libro con i tuoi colori preferiti in copertina. Come ombretto, uno su cui mi affido totalmente tutte le volte che non so come truccarmi è di Nabla, e in generale a me piacciono tantissimo gli ombretti di Nabla. Adesso è un pochettino sporca questa palette, però quello più consumato penso si veda è questo qua, che si chiama Entropy, ed è un grigio con dei riflessi rosa, secondo me bellissimo. Praticamente quando poi si va a stendere sulla palpebra fa anche un effetto tridimensionale, che sembra che hai fatto un'ombreggiatura particolare, invece è esteso semplicemente un ombretto unico, e tutte le volte che sono indecisa vado sul sicuro con Entropy. Il mio colore preferito è il verde. Ho in realtà tanti libri diversi di colore verde, proprio perché a volte vengo attratta maggiormente da libri di questo colore, però uno che volevo farvi vedere, perché è praticamente tutto verde a parte la scritta, è Fire di Christine Cashore. Tra l'altro è nella nuova edizione tutta sbirrucicosa, prima era rossa, adesso è verde, non so per quale motivo, però appunto a me piace tantissimo il verde. È un libro che devo ancora leggere ed è la seconda companion novel nella serie, diciamo, di Graceling, quindi una storia fantasy. Eyeliner, scegli un libro oscuro e misterioso. Allora, io amo tantissimo l'eyeliner, e uno con cui mi sto trovando particolarmente bene è il Master Precise Liquid Eyeliner di Maybelline. Mi piace particolarmente perché ha la punta in feltro, molto sottile, è rigida, quindi si riesce ad essere molto precisi. In generale mi trovo particolarmente bene con gli eyeliner in penna. La storia che invece ho scelto non è molto misteriosa, ma è sicuramente cupa, ovvero Non sei mica al mondo di Raphaël Geoffrey. Questo è un fumetto che fa parte della collana Tipi tondi di Tounoué, ed è un fumetto che mi ha colpito da subito per i disegni, perché sono veramente molto cupi e mi ricordano tantissimo i film d'animazione di Tim Burton. A parte i disegni, che sono di per sé veramente molto particolari, quasi in 3D, come vedete è tutto molto nero e grigio. In generale anche i toni di narrazione sono altrettanto cupi, perché si parla comunque di disagio adolescenziale, di irascibilità, bullismo, difficoltà di integrarsi a scuola. È un fumetto che a me è piaciuto veramente tanto, quindi ve lo consiglio se state cercando qualcosa di questo tipo, e anche se state cercando un fumetto un tantino diverso dal solito. Mascara, scegli un libro lungo. Il mio mascara preferito è Il Ciglia Sensazionali di Maybelline. Mi piace particolarmente perché mi aiuta a incurvare le ciglia. Io sono fortunata ad avere delle ciglia molto lunghe, però appunto sono talmente lunghe che a volte si appesantiscono e stanno un pochettino dritte, quindi ho bisogno di incurvarle, perché per il resto a me piace l'effetto molto naturale sulle ciglia. E il libro lungo per eccellenza non poteva che essere Il Signore degli Anelli di Tolkien. Tra l'altro questa copia non è mia, ma del mio fidanzato, ed è quella con la cartina in fondo, e è vecchissima e usurata, ma a me piace proprio per questo, perché l'ha letta lui per primo quando ancora non ci conoscevamo. Racchiude tanti bei ricordi diversi e mi piace moltissimo. Poi supera le 1300 pagine, quindi direi che è un mattone. Blush, un libro con una storia d'amore mal riuscita. Fra i miei blush preferiti, in particolare d'estate, c'è il Blush Up di Essence, che praticamente è un mix fra
il rosa e l'arancione e mi piace veramente tantissimo. È un pelo troppo acceso per adesso, preferisco qualcosa di più naturale d'inverno, però d'estate e in primavera questo è veramente fantastico e anche molto pigmentato. Per quanto riguarda il libro, non ho la più pallida idea di dove l'ho messo perché non riesco a trovarlo da nessuna parte. Comunque si tratta dei Nostri cuori chimici di Crystal Sutherland, se non sbaglio, Harry e Grace. No, no, cioè io ho odiato con ogni fibra del mio essere Grace, è un personaggio che non mi è piaciuto assolutamente, ma poi la storia d'amore fra di loro è malata, è proprio sbagliatissimo. Mi ha dato veramente angoscia in questo senso perché era una cosa che non ci doveva stare. Illuminante, scegli un libro che ti illumina la giornata. Io in realtà ho provato nella mia vita un solo illuminante, è quel tipo di prodotto che in realtà non utilizzo più di tanto, quindi mi affido a mia sorella per quanto riguarda l'illuminante, e quello che condividiamo è di MAC, si chiama Soft and Gentle Mineralize Skin Finish. È bello, cioè ha un colore champagne, sbirluccicoso, veramente molto bello, però appunto io non mi intendo di illuminanti, quindi... Per quanto riguarda il libro, è un libro di cui ho parlato in lungo e in largo e mi viene un gran sorrisone tutte le volte che ci penso, quindi penso che si adatti perfettamente a questa domanda, ed è Poirot and Me di David Suchet, ovvero la storia dell'attore che ha interpretato Poirot nella serie televisiva, di come ha creato il personaggio, che cosa gli ha regalato e qual è stata la sua esperienza durante questi 25 anni. Io amo tantissimo Poirot, sono venuta a conoscenza del personaggio grazie alla serie TV, quindi grazie a David Suchet, e grazie a lui che ho scoperto e mi sono avvicinata ad Agatha Christie, quindi sono immensamente contenta, felice, ed è stato bellissimo leggere dal suo punto di vista la storia della serie TV, del personaggio. Ultima domanda, Rossetto, il tuo bacio letterario preferito? Probabilmente avrete già notato che mi piacciono particolarmente i rossetti e io sono dell'idea che sia giusto spendere e investire in buoni prodotti, in particolare per quanto riguarda i rossetti. E i rossetti che più mi piacciono sono quelli molto pigmentati, molto accesi con dei colori particolari. Questo probabilmente è uno dei miei preferiti di sempre ed è Heroin di MAC. È un rossetto matte, io amo la follia i rossetti matte, in particolare di MAC, che trovo abbiano una qualità veramente fenomenale. E tra l'altro, questo è stato anche il primo rossetto MAC che io abbia mai acquistato. In realtà è stato un regalo da parte di mia sorella, però è stato il mio primo vero e proprio rossetto MAC e lo adoro, mi piace veramente tantissimo. Per quanto riguarda il bacio, non c'è una scena in particolare che ricordo in maniera molto vivida e impressa. Ci ho pensato e ripensato, ma proprio non ci riesco. Ho leggermente un vago ricordo per quanto riguarda Oz Club, però non posso descrivervi la scena vera e propria perché non voglio farvi spoiler, ovviamente. Vi dico semplicemente che riguarda il mio personaggio preferito di questa serie, che è Ikaru. E niente, io avevo chiamato così anche il mio scoiattolo e io adoro tantissimo Ikaru e in generale vorrei tanto rileggere Oz Club perché ormai saranno passati 4 anni o 5 o forse di più dalla prima volta che ho letto questo fumetto, quindi mi piacerebbe tanto rileggerlo. E queste erano le mie risposte alle domande del tag. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi qualche libro fumetto che ho citato, ma soprattutto fatemi sapere quali sarebbero state le vostre risposte a questo tag. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!